Oggi è un giorno speciale, anche perché si va a coniugare con quello che è e sarà un festeggiamento continuo, quasi giornaliero, per raccontare all'intero territorio i 50 anni di insistenza della nostra istituzione. Noi siamo una realtà viva, una realtà che pulsa e una realtà che prova ad uscire fuori da un periodo di decadentismo prodotto sia dal Covid, ma anche da meccanismi che hanno precluso la via e il finanziamento verso le attività culturali. Ripeto ancora una volta, l'Accademia è vita, ma in questa circostanza la nostra grande dichiarazione al territorio, l'Accademia è in festa e intende essere insieme all'intera città. Evidentemente lo sforzo massivo che abbiamo messo in campo comincia a produrre i primi risultati, di questo siamo molto orgogliosi. È chiaro, lo usiamo come strumento per insistere su un'azione affinché questa istituzione possa avere il sopravvento nelle politiche culturali dell'intera città. È nata tramite Vladimir e Sonia che mi hanno contattato per vedere se ero interessato a fare questa cosa e soprattutto è nata perché i ragazzi hanno scelto il pezzo, cosa che mi ha reso davvero molto felice. Ed è sfociata in un paio di riunioni in cui ho spiegato un po' cosa immaginavo io di questo pezzo, poi hanno fatto tutto loro in realtà. Ed è venuto fuori un video davvero bello, che stiamo per vedere adesso, tra parentesi. E niente, sono felicissimo di essere qui e non c'ero mai stato. È molto figo suonare qua. Là, è stato innanzitutto un approccio professionale, che si sono comportati in maniera molto professionale, come anche il prodotto finale alla fine lo è. E poi è stato rispettoso e anche sono stati molto aperti alle mie idee, però alla fine ci hanno anche messo del loro, quindi secondo me l'idea finale è professionalità. All'interno del corso di Video Music nasce questo progetto, l'idea di portare avanti, di realizzare un videoclip musicale. Con Al The Coordinator la collaborazione è nata per opera degli studenti. Loro stessi ad un primo ascolto hanno scelto la canzone da destinare poi a questo video. Sono quattro gli studenti e ognuno si è occupato del proprio compito. Per loro è stato un vero e proprio debutto perché loro sono occupati dall'inizio alla fine della realizzazione di questo video, quindi a partire dalla scelta delle location, quindi dai sopralluoghi, alla stesura della sceneggiatura, ovviamente confrontandosi con l'artista che ha raccontato un pochino la storia di questo brano e di questa canzone.